sì, eh. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti in questo secondo appuntamento del 2024, questa lezione, direi straordinaria perché abbiamo la presenza del ricercatore più importante al mondo su queste scoperte, sull'utilizzo dei fattori di differenziazione delle cellule staminali. Abbiamo, come sapete tutti, l'occasione di ascoltare le domande e le risposte del professor Pier Mario Biava, le domande dei pazienti e le risposte del professor Pier Mario Biava in questa sessione dedicata unicamente al contatto del professore con i pazienti, al contatto del professore con chiunque abbia domande. Pertanto abbiamo raccolto moltissime domande, alcune ho visto che già sono state fatte anche nei commenti, se abbiamo tempo le leggeremo. Qualora non ci fosse tempo, chiaramente come sempre nei contatti in sovraimpressione avrete modo di poter intervenire sulle mail, sui contatti telefonici per scriverci e chiaramente poi noi risponderemo. Abbiamo cominciato con qualche piccolo minuto di ritardo perché stavamo organizzando tutto il palinsesto della serata che, ripeto, vede molte, molte domande e devo dire quello che mi ha colpito quando i pazienti hanno saputo che c'è stata la presenza del professore, c'era la presenza del professore. Si sono veramente fiondati a scrivere domande, a cercare confronti, anche colleghi che hanno cercato delle domande che leggeremo con calma nella serata. E io colgo l'occasione per presentarmi, ci conosciamo per chi ci segue su tutti i canali, sono il dottor Stefano Ciaurelli, il direttore dell'equipe Biava Vita 365 e questa sera avrò l'onore semplicemente di far parlare colui che oggi a livello di ricerca nel mondo è uno dei più popolari, lo dico con grande rispetto anche degli altri ricercatori, perché se gli altri hanno fino ad oggi prodotto delle scoperte che hanno dato dei risultati e sicuramente anche importanti, lui sta cambiando il paradigma della medicina, sta cambiando il modo di concepire il concetto di salute e il concetto di malattia. Ma ci farà una breve introduzione il professore, e dopodiché partiremo subito con le domande e le risposte. Stasera farò un po' il gestore dei tempi, il moderatore, e quindi direi di cominciare subito, ed è un onore per me, per tutti noi, presentare il professor Pier Mario Biava qui con noi questa sera. Ciao, Sì, salve prof. professore, Buonasera, ciao, prof. ciao, grazie, grazie di questo. Prego, Stefano. Allora, io tra poco ti lascio, la Sì. parola, chiaramente. Volevo solo, adesso che sei in sovraimpressione, presentarti i saluti di tutte le persone. Dei pazienti che visitiamo e veramente col cuore mi danno questo messaggio che in queste occasioni ho veramente piacere di condividere con te e dall'altro chiaramente di tutti i colleghi che hanno sposato queste scoperte, hanno sposato i tuoi studi e sarà bello in questo momento che fai una piccola prefazione, l'ho fatta sempre io, ma dalla tua bocca e dalla tua energia e vibrazione è tutt'altra cosa. Ci prenderemo questa mezz'oretta per ascoltare le radici umane anche del tuo percorso che sono anch'esse straordinarie nell'intuizione che hai avuto, che io definisco divina, per cercare di accompagnarti, come vorrei anticipare a tutti i nostri spettatori, nelle varie sequenze divulgative e anche delle visite che faremo, quindi seguiteci su dei premi, sulla candidatura per dei premi estremamente importanti a livello mondiale, premi assoluti. Quindi ringraziamo tutti quelli che si uniranno a questo plebiscito internazionale verso il professore, saremo più specifici in futuro, ma è chiaro che sta partendo una rincorsa per il più grande premio internazionale dedicato al professore e alla ricerca scientifica da Stoccolma. Non diciamo nulla, prof, incrociamo le Oh. dita, andiamo avanti e ti lascio la parola e tra una mezz'oretta poi ti do il tempo così entriamo con le domande che sono veramente, veramente tante. A te, prof, la parola. Grazie Stefano, grazie a tutti voi che state seguendo questo webinar. Sono molto felice appunto perché, come ha detto Stefano, in questo momento stanno avvenendo delle cose molto importanti e penso che finalmente usciremo, diciamo così, in modo un po' diverso. Finora siamo stati molto contenuti, abbiamo cercato di mantenere appunto l'informazione ristretta al medici e a chi è interessato a appunto prescrivere nuovi trattamenti. Adesso queste notizie stanno un po' uscendo anche a livello più generale. La cosa va anche bene perché i pazienti almeno apprendono che ci sono questi nuovi tipi di trattamento,
trattamenti, e sono trattamenti abbastanza importanti, come capirete, nell'ambito dei trattamenti oncologici, nell'ambito delle terapie rigenerative senza necessità di trapianto di cellule staminali e anche nell'ambito dell'anti-aging, cioè del appunto aumento della durata della vita e dell'inibizione della senescenza. Vedremo tutti questi aspetti appunto dalle scoperte, diciamo così, che ho cominciato appunto a fare, ahimè, ormai quasi 40 anni fa, perché la prima pubblicazione è stata fatta negli anni 80 del secolo scorso, e quindi, diciamo così, ci sono voluti tutti questi anni, e sono stati anni in cui appunto abbiamo dovuto avere una grande pazienza e anche essere molto cauti, perché i trattamenti che andiamo a proporre appunto sono trattamenti che impattano nelle malattie più gravi del nostro secolo, tumori, malattie neurodegenerative, anti-aging, eccetera, e quindi diciamo così che anche adesso noi siamo tuttora molto prudenti, perché abbiamo sempre detto che questi trattamenti che abbiamo approntato e che ormai si sono dimostrati efficaci sono comunque trattamenti integrativi che affiancano le terapie tradizionali di consolidata efficacia. Quindi questo l'abbiamo fatto per un problema di coscienza, perché diciamo così, come nel caso dei tumori, i tumori sono malattie molto gravi che sono difficilissime da curare, a volte sfuggono a qualsiasi tipo di trattamento, e quindi noi dobbiamo disporre di tutte le armi per affrontare queste malattie così complesse. Come diceva Stefano, quello che ho scoperto, insomma, è stata un'intuizione, cambia effettivamente l'approccio scientifico alle terapie tradizionali e cambia il paradigma scientifico. Adesso cercheremo di farvi capire perché e come sia stato possibile che io, diciamo, sia arrivato appunto a intuire questi tipi di trattamento e poi a metterli a punto e adesso a renderli disponibili per tutti i pazienti in tutto il mondo. Allora, la storia inizia appena dopo la laurea. Io appunto ero uno studente, mi sono laureato in medicina, ho fatto la specialità a Padova in medicina del lavoro e poi sono andato a lavorare a Trieste all'istituto appunto di medicina del lavoro. E appena ero arrivato lì, io avevo fatto una ricerca sui casi di mesotelioma pleurico, che è un tumore abbastanza raro di per sé, ma nei posti, nelle città dove c'è un grande, diciamo, utilizzo di questo tipo di minerale, la frequenza dei mesoteliomi pleurici è piuttosto alta. Quando ero arrivato a Trieste, io sapevo del fatto che nei cantieri navali venivano utilizzati grandissime quantità di amianto che servivano allora per la coibentazione delle paratie delle navi e per delle cabine e così via. E quindi, diciamo, sono arrivato lì e pensavo di trovare molte denunce di malattie professionali. In realtà ero andato all'INAIL, cioè all'Istituto Assicuratore per le Malattie Professionali, e non c'era neanche un caso denunciato. La cosa mi sembrava molto strana e avevo pensato che probabilmente, essendo un problema molto particolare, non fosse ben conosciuto dai medici della città, insomma. Quindi ho intrapreso un'indagine retrospettiva negli archivi degli ospedali riuniti di Trieste e, per farla breve, alla fine ho trovato più di 120 casi di mesoteliome non diagnosticati. Dopo quella prima ricerca ho continuato a studiare il problema dei cancerogeni ambientali. Ho avuto la fortuna di conoscere a Trieste il professor Lorenzo Tomatis, che era triestino di origine, ma era diventato in quegli anni in cui io ero a Trieste il direttore generale dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, lo IARC, che è la più importante agenzia del mondo nella classificazione dei cancerogeni ambientali. È un'agenzia dell'OMS, e allora appunto il professor Tomatis, conoscendo i miei interessi nello studio dei cancerogeni ambientali, mi aveva mandato le monografie che aveva iniziato proprio lui a far pubblicare. Quindi appena lui era arrivato, per esempio, allo IARC,
aveva messo in piedi un lavoro enorme, perché appunto aveva deciso che sui singoli cancerogeni che potevano essere certi, probabili o possibili, ci fossero delle commissioni specifiche che decidevano appunto come classificare queste sostanze cancerogene. E quindi lui aveva iniziato a fare questo lavoro, che veniva raccolto in specifiche monografie. Quindi c'erano in queste monografie raccolti tutti gli studi a livello mondiale sul problema. Questo era possibile perché lui riuniva appunto all'OIARC tutti, diciamo così, più importanti ricercatori nell'ambito delle ricerche specifiche. Per esempio, se si studiava il NIC, tutti quelli che avevano studiato, o il cromo, oppure l'amianto, oppure altre cose, e quindi in queste monografie erano raccolte la bibliografia di tutto il mondo su questi argomenti. E lui me le aveva mandati in regalo, e allora erano più di 50 volumi, io me li ero studiati tutti, e alla fine di questi appunto studi un'osservazione mi aveva colpito, che riguardavano i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate un cancerogeno nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finita l'organogenesi, voi inducete tumori nella prole. La domanda era: ma perché prima no e poi sì? Che cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si formano le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti che formano il nostro corpo. L'idea che avevo avuto era che negli specifici momenti in cui appunto avvengono questi eventi differenziativi fossero presenti dei fattori che impedivano appunto che una cellula sottoposta a cancerogeni diventasse una cellula cancerosa. E questo perché? Perché questi fattori, mentre arrivano appunto tutte queste sostanze tossiche a dare delle mutazioni o delle alterazioni che poi chiameremo anche epigenetiche, e vi spiegherò meglio perché, queste alterazioni appunto potevano essere corrette fino a un certo punto. Quindi finché l'organismo ce la faceva a correggerli, li correggeva. Quando non era più possibile correggerle, allora iniziava il processo di cancerogenesi fino all'espressione finale, che era la formazione di un tumore. Era evidente che questa fosse un'ipotesi e bisognava dimostrarla. Allora, in quel momento appunto a Trieste io avevo un laboratorio di tossicologia industriale e di ricerche sulle cellule staminali, e quindi, diciamo così, con i collaboratori di allora ho iniziato a fare le varie ricerche. E per farla breve, alla fine che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che effettivamente, se noi prendiamo i vari fattori che sono presenti negli stadi specifici del differenziamento cellulare, questi sono in grado, in pratica, di riprogrammare le cellule tumorali e di trasformarle in cellule normali. Per essere più precisi, vi dirò che però per arrivare a queste conclusioni abbiamo dovuto fare alcune scelte importanti. La prima scelta è stata quella di studiare gli organismi dove noi potevamo appunto capire come avvengono tutti gli eventi dell'organogenesi, cioè della formazione di vari organi e apparati. E all'inizio avevamo pensato di fare queste ricerche in topolini singenici, cioè che hanno lo stesso DNA, sono tutti fratelli gemelli, e il ceppo era il C57BL6. Questi topolini appunto li abbiamo studiati inizialmente proprio lì a Trieste, e però ci siamo accorti che nei mammiferi la questione del controllo dell'espressione genica era piuttosto complesso, perché non solo le informazioni erano presenti nell'embrione, ma anche la madre partecipava in qualche modo nel controllo dei geni dell'embrione. Perché poi abbiamo scoperto che l'utero materno, la decidua appunto, l'utero gravido materno, produce delle sostanze durante la gravidanza che sono in grado di controllare appunto anche in quel caso la crescita dei tumori, ma in quel caso i meccanismi sono molto diversi, e dopo ve li spiegherò meglio, rispetto a quello che
sono i meccanismi di controllo nell'embrione. Allora, cominciamo dall'embrione. Quando abbiamo fatto queste ricerche con i topini singenetici, abbiamo capito che il problema sarebbe stato molto difficile da risolvere, perché da un lato dovevamo studiare il problema dell'embrione, dall'altro anche il problema della decidua. Per un po' l'abbiamo fatto, ma poi dopo, siccome io poi in quel momento ero vicepresidente del WWF Italia e non volevo fare esperimenti che comportassero uccisioni di animali, avevo deciso di studiare a quel punto un embrione di ovipero che già fin dall'inizio ha tutte le informazioni, cioè dall'inizio della fecondazione fino alla fine, ha tutte le informazioni per differenziarsi e dare origine a un nuovo essere, un nuovo organo, organismo. E allora a quel punto si trattava di scegliere tra questi organismi che erano loro più studiati, erano tre, c'era la drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, che però è troppo distante dal punto di vista filogenetico dall'uomo, e quindi l'abbiamo scartato. Poi c'era il Chenorhabdis elegans, che è un verme nematode, ma anche quello non andava bene perché intanto non aveva tutti i fattori, l'abbiamo studiato per un po', ma non aveva tutti i fattori di regolazione epigenetica che adesso vi dirò, come appunto quelli che sono presenti nell'embrione di zebrafish. L'embrione di zebrafish è un embrione di questo pesciolino zebrato che alla fine abbiamo scelto per due ordini di ragioni. Primo, perché lo zebrafish ha il 96% di proteine che sono le stesse della specie umana. E poi andando a studiare esattamente le proteine dello zebrafish, abbiamo fatto una ricerca che è durata 3 anni perché ha richiesto appunto l'uso dello spettrometro di massa, perché andare a individuare le singole proteine che fanno parte del network che noi usiamo, che sono tante, poi le abbiamo classificate, casomai vedremo se Stefano ce le proietta. Queste proteine, appunto, per identificarle bisogna fare un lavoro molto lungo, cioè bisogna trovare anzitutto appunto le prime sequenze di aminoacidi che ci permettono di identificare una sequenza che che è classificata nelle banche dati, e quella sequenza specifica individua una proteina specifica. Quando noi riuscivamo a avere la sequenza minima che ci permetteva di identificare la proteina andando sulle banche dati, quella era la proteina. Però, nonostante questo, che semplificava un po' il problema, il lavoro è stato molto lungo, perché si è trattato di studiare appunto decine di proteine, e questo ci ha portato via 3 anni di lavoro, ma dovevamo farlo perché naturalmente se non l'avessimo fatto e ci avessero fatto delle critiche dicendo ma voi che cosa state somministrando? Ecco, noi alla fine di questo lavoro, avendo identificato tutte le proteine che fanno parte del network, non solo in una fase del differenziamento, ma in tutte le fasi del differenziamento cellulare, quindi noi abbiamo preso, allora, come vi dicevo, l'embrione di zebrafish perché ha le stesse proteine del nostro corpo, 96%. Abbiamo fatto tutte le analisi delle proteine e sono proprio quelle della specie umana. Quindi noi, a questo punto, stiamo utilizzando le proteine che sono quelle del nostro corpo per regolare l'espressione genica delle cellule tumorali, per esempio. Adesso faremo vedere appunto come funzionano queste proteine sulle cellule tumorali. E voi mi chiederete, usiamo le proteine del nostro corpo per curare dei tumori, ma noi se ce le abbiamo già queste proteine? Già, il problema è proprio questo, che purtroppo i tumori sono malattie che per instaurarsi in un organismo richiedono un processo per fortuna molto lungo, non è che la prima esposizione cancerogena origina subito un tumore. L'aggressività dei tumori è diversa da uno all'altro, quindi quelli più aggressivi ci mettono meno tempo. Ma di solito, appunto, il nostro organismo, di fronte a un attacco di un cancerogeno, ha i suoi fattori di regolazione, che sono geneticamente determinati,
che sono in grado di correggere i danni a cui una cellula va incontro nell'arco della vita. Quindi noi abbiamo per fortuna questi sistemi di correzione e regolazione, per cui i tumori sono già molto frequenti adesso, ma lo sarebbero molto di più se noi non avessimo queste capacità regolative che acquisiamo fin dalla nascita e che sono appunto di eredità genetica. Quindi noi, in base al nostro appunto patrimonio ereditato geneticamente, abbiamo una serie di fattori che sono in grado di correggere. E questo appunto avviene durante tutta la vita, finché noi abbiamo consumato tutti questi fattori, alla fine non ne avendone più, l'esposizione cancerogenica è continua, purtroppo, perché nel mondo moderno attuale sono tantissime sostanze cancerogene a cui siamo esposti, prima o poi ci arriva il tumore. Ecco, allora le studie che abbiamo fatto sono, prima, l'identificazione di tutti i fattori e quindi tutte le proteine che fanno parte del network. Come vi dicevo, le abbiamo identificate tutte, si tratta di una quarantina di proteine che sono fondamentali per tutta la biologia della cellula, sono proteine che sono fondamentali per appunto il controllo del ciclo cellulare della cellula, sono proteine fondamentali per il metabolismo dei mitocondri, sono proteine fondamentali per la sintesi delle membrane cellulari, sono chaperonine che servono per la comunicazione tra le cellule, insomma, sono proteine che servono proprio per la vita e per mantenere la salute di queste cellule. Una volta che noi abbiamo consumato tutti questi fattori, non siamo più in grado di correggere i danni a cui andiamo incontro nell'esposizione cancerogena ambientale, ecco allora che si forma prima o poi un tumore nel nostro organismo e a quel punto le terapie tradizionali sono quello di ucciderlo, insomma, cioè sono terapie che finora, dal punto di vista farmacologico, hanno cercato di bloccare l'invecchiamento, sì, la progressione del tumore o l'instaurarsi del tumore, appunto cercando di uccidere le cellule tumorali con la chemioterapia, gli anticorpi monoclonali e così via. E questo funziona, perché, come vedrete, poi noi, io con tutti i collaboratori, i miei collaboratori, abbiamo fatto anche tutti gli esperimenti dell'associazione tra chemioterapici, gli anticorpi monoclonali e i nostri fattori, per due ordini di motivi. Primo, perché i tumori sono malattie molto gravi, che sono difficilissime da controllare. Più armi abbiamo, meglio è. Quindi noi non ci siamo mai messi contro la chemioterapia o le terapie con gli anticorpi monoclonali o con altre terapie. Ma abbiamo cercato di integrare queste terapie e abbiamo fatto anche degli esperimenti che poi vi spiegherò, in cui noi abbiamo associato sia a livello di laboratorio che a livello clinico questi nostri fattori, che adesso andremo a descrivere meglio, alle chemioterapie, agli anticorpi monoclonali e così via, dimostrando un notevole potenziamento dell'azione dei nostri fattori quando associati ai chemioterapici o agli anticorpi monoclonali. Questo ci ha messo molto tranquilli, perché per due ordini di motivi soprattutto, perché noi così non abbiamo mai messo i pazienti di fronte delle scelte. Le malattie tumorali sono difficilissime da curare e quindi noi, se avessimo scelto la strada di dire no, tu non fai la chemioterapia, fai solo le nostre, il paziente si sarebbe trovato di fronte a una scelta drammatica. Non è stato necessario, perché noi abbiamo fatto tutte le ricerche, anche appunto, come vi dicevo, prima a livello di laboratorio naturalmente, poi anche a livello clinico, dei trattamenti tra i nostri fattori e la chemioterapia. Abbiamo dimostrato, per esempio, il tumore del colon, che usando come primo chemioterapico il 5-fluorouracile, a livello di laboratorio, questo appunto chemioterapico blocca la crescita del tumore del colon per circa il 35%, se l'associamo ai nostri fattori lo blocca per il 98%. Quindi un notevole potenziamento, e questo ci ha messo tranquilli, prima di tutto noi, e poi anche i pazienti, e poi direi anche le ditte farmaceutiche, che almeno, diciamo così, non ci siamo scontrati, abbiamo detto, vabbè, siccome appunto i tumori sono malattie molto gravi e tutte le armi devono essere usate, le usiamo tutte, non mettiamo voi e noi e il paziente di fronte alle scelte. A questo punto
appunto diciamo che abbiamo avuto diciamo, un percorso molto lungo, perché anche andando così prudenti, ma ripeto, questa prudenza l'abbiamo tenuta perché volevamo davvero curare nel modo migliore i tumori, non per altri motivi. E quando abbiamo visto appunto che c'è questo sinergismo tra chemioterapici, anticorpi monoclonali e i nostri fattori, ok, abbiamo detto va bene, adesso usciamo dicendo appunto che queste sono terapie integrative e non sostitutive e che noi le potenziamo enormemente. E questo appunto ci ha permesso di avere il nostro spazio, anche se limitato, però diciamo non siamo andati incontro degli scontri che non avrebbero avuto senso per me, perlomeno. Quindi adesso cerchiamo di capire invece come funzionano questi fattori, perché appunto, diciamo, dagli studi che avevamo fatto, l'idea è stata quella che questi fattori regolassero in qualche modo l'espressione genica del DNA dei tumori. E naturalmente questa era una cosa che bisognava dimostrare. Allora, l'embrione di zebrafish l'abbiamo scelto non solo perché appunto avevamo già dimostrato che nei topolini singenici il problema che era molto complesso perché avremmo dovuto studiare anche tutti i fattori presenti nell'utero materno, che poi li abbiamo studiati anche, e abbiamo appunto isolato delle proteine che abbiamo chiamato Life Protecting Factors, che funzionano. Poi vi dirò la differenza di come funzionano queste proteine materne rispetto a quelle embrionali. Ma allora passiamo invece allo studio dell'embrione. Allora, quello che dovevamo fare all'inizio è stata la scelta tra i vari tipi di modello di sviluppo dell'embrione. Come vi ho detto, rispetto alla Drosophila, rispetto al Chenorhabditis elegans, rispetto alla rana o rispetto al pesciolino zebrafish, abbiamo scelto il pesciolino per tre ordini di motivi, di ragioni. Primo, perché è certo il momento della fecondazione, perché se si sbaglia la fecondazione salta tutto il processo di studio perché non può essere standardizzato. Invece, in questo tipo di embrione, noi sappiamo esattamente i minuti precisi in cui avviene la fecondazione. Perché? Perché questo pesciolino al buio dorme, non fa nulla. Nel momento in cui si accende la luce, cosa succede? Che si muovono questi pesciolini, la femmina si mette nelle vasche di fecondazione, diciamo così, la femmina si mette tra due maschi, deposita le uova, i maschi depositano gli spermatozoi, e quello è esattamente il momento della fecondazione. Quindi, primo, sappiamo esattamente quando avviene la fecondazione, perché se non sappiamo quella cosa lì, possiamo fare tutti gli studi, ma faremo dei pasticci. Invece, una volta che è certificato che quello è il momento, allora Prof, cosa si 10 minuti, 10 minuti e poi cominciamo con le domande, che sono. Allora, appunto, abbiamo dovuto seguire tutto lo sviluppo dello zebrafish dall'inizio alla fine. Quindi scegliere tutti i momenti più importanti del differenziamento cellulare, li abbiamo scelti tutti quanti, sono 5 stadi diversi di differenziazione. Abbiamo preso in ogni stadio di differenziazione tutte le proteine che vi ho detto. Per tutti i vari stadi abbiamo esaminato la sequenza degli aminoacidi e quindi abbiamo individuato tutte le proteine, cioè quindi è stato un lavoro micidiale, cioè è stato lunghissimo. E alla fine appunto abbiamo preso questi pool di proteine e le abbiamo somministrate a vari tipi di tumori umani. E quindi abbiamo avuto delle risposte molto importanti, perché in tutti i tipi di tumori che abbiamo scelto, la risposta è stata positiva, più o meno positiva, ma in tutti è stata significativamente positiva dal punto di vista anche statistico e da tutte le elaborazioni statistiche. Quindi abbiamo studiato poi i vari processi con cui queste proteine agiscono. Cosa sono questi fattori? Sono fattori che regolano l'espressione genica. Prima di questi studi si pensava che il DNA fosse la molecola più importante per la cellula, che in parte è vero, solo che però il DNA da solo non sa, peccato che sia, non sa fare nulla, è come il disco rigido di un computer che se non è programmato non sa fare nulla. Quindi il programma chi glielo dà? Questi fattori
che abbiamo chiamato fattori epigenetici, perché sono nel microambiente attorno al tumore e regolano l'espressione genica del DNA, perché il DNA da solo non sa fare nulla. Quando noi abbiamo, negli anni 90, abbiamo cominciato a parlare di epigenetica, la sorpresa è stata enorme. I miei amici dell'Università di Pavia, che mi conoscevano molto bene, perché a Pavia avevo studiato, mi conoscevano un bravo studente, avevo preso tutti 30 lode e un 29, quindi sapevano che io ero bravo. Quando parlavo con loro di epigenetica, loro mi facevano una faccia come per dire, un po' compassionevole, per dire guarda come era bravo e adesso guarda come è ridotto, parla di cose che non esistono nell'epigenetica. Invece, appunto, ho avuto pazienza finché all'inizio degli anni 2000, durante gli anni 90 è stata durissima, ho dovuto fare tutte le ricerche da solo, ero a Trieste, ma sono riuscito a farle tutte. E nel 2002 finalmente era stato sequenziato tutto il genoma e finalmente c'è stata una grande cerimonia negli Stati Uniti. Clinton aveva fatto un discorso un po' pomposo dicendo finalmente oggi abbiamo capito qual è il linguaggio di Dio. Quando ho sentito quelle parole ho detto adesso capirete che questo non è nessun linguaggio di Dio, che dovete cercare altrove. Infatti subito dopo c'è stato un disorientamento del tutto il mondo scientifico, perché pensavano di aver fatto tutto e invece erano solo all'inizio, perché appunto si è capito subito che il DNA è come il disco di rigido del computer, che se non riceve informazioni non sa fare nulla. E allora appunto tutti gli studi sull'epigenetica che avevo fatto, cioè gli studi del microambiente embrionario e come questo funziona nel regolare l'espressione genica, cioè nella cessione o spegnimento di diversi geni, allora ha preso il sopravvento. E mentre prima io avevo difficoltà a pubblicare i lavori scientifici in riviste importanti, però per fortuna poi nel mondo, diciamo così, ci sono sempre delle eccezioni. Io avevo conosciuto un professore bravissimo che mi ha aiutato moltissimo, che era il professor Clavins, che era di New York, cioè era di origine appunto estone, lui è dell'Estonia, ma poi era diventato professore a New York, aveva fondato una rivista che si chiama International Journal of Molecular Science, che era una rivista importante, però non era su Index Medicus, Science Citation Index, eccetera, ma non su PubMed. Voi sapete che PubMed è la banca dati più consultata e quindi lì non ci sono quei lavori. Io ne ho fatti tantissimi su questa rivista, perché le riviste principali, più importanti, non accettavano le ricerche sull'epigenetica. Ma dopo il 2002 tutto è cambiato e quelle riviste che prima rifiutavano i lavori, poi subito dopo me ne hanno richieste a decine. E anzi, non solo ho dovuto fare vari lavori scientifici, ma addirittura fare il guest editor di molti appunto special issue, cioè numeri speciali in cui si parlava esclusivamente appunto dell'epigenetica, di tutti i fattori che regolano l'espressione genica. Quindi è cambiato tutto da allora, no? E adesso nessuno più mette in dubbio che appunto questi fattori esistono e che la regolazione epigenetica sia la cosa più importante, perché il DNA, appunto, dopo averlo sequenziato tutto, si è capito, vabbè, è fatto così, però adesso come lo usiamo? Non si può. E adesso tutti gli studi più importanti vengono fatti a livello epigenetico. Allora, per chiudere, se no poi Stefano mi dice che non c'è tempo, noi abbiamo fatto prima tutti i lavori in laboratorio su vari tipi di tumori umani, no? Glioblastoma multiforme, melanoma, epatocarcinoma, e 7 tipi di tumori diversi, e in tutti abbiamo dimostrato che questi fattori funzionano. E poi appunto abbiamo studiato tutti i meccanismi d'azione. Come funzionano? Loro attivano dei geni che sono geni fondamentali per il controllo del ciclo cellulare. Quindi accendono questi geni, la cellula si blocca in una certa fase del ciclo, e poi cosa fanno questi altri fattori? Attivano appunto la sintesi proteine che sono in grado di differenziare le cellule tumorali, cioè riprogrammano le cellule e fanno in modo che appunto non siano più cellule tumorali, cioè, quindi loro bloccano il ciclo cellulare delle cellule tumorali, attivano dei geni oncorepressori,
Questi geni oncorepressori tentano di riparare i danni che sono all'origine della malignità. E se i danni non sono troppo gravi, sono riparabili, vengono effettivamente riparate e le cellule si ridifferenziano. Non sono più cellule tumorali, ma sono cellule normali. E noi abbiamo visto che sono cellule normali perché i marker del differenziamento cellulare, come le cadherine e altri, sono enormemente aumentati. Quindi quelle non sono più cellule tumorali, sono cellule normali. Ma accanto appunto alla riprogrammazione delle cellule tumorali, abbiamo osservato anche molte cellule in apoptosi. Cosa significa? Che tutte quelle cellule in cui i danni a livello del DNA o anche epigenetici sono troppo gravi, allora questi fattori, piuttosto che lasciar passare un tumore e lasciar crescere un tumore, attivano i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. Quindi o che muoiono o che si differenzino, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Quindi questi sono i meccanismi con cui noi regoliamo l'espressione genica dei tumori e trasformiamo una cellula tumorale in una cellula normale, oppure una cellula morta perché esce dal ciclo. Okay? 3 minuti, prof. Massimo 5. Se vuoi, però adesso abbiamo già abbastanza spiegato tutti. Io sarei, nonostante queste cose, ho avuto il piacere e l'onore di sentirle diverse volte, ma ogni volta, oltre a quello che dici, quello che mi colpisce sempre è l'energia con la quale lo dici, la vibrazione, proprio l'informazione, per usare un tuo gergo, che è sempre quella della prima volta. Non hai mai perso mai una volta l'energia nel raccontare queste scoperte, che a tutti quelli con i quali io ho parlato di te ho sempre detto questo, che in realtà è come un'illuminazione divina, no? Che da un certo punto di vista poi tu guardi, è come se tu vedessi qualcosa davanti ai tuoi occhi, ed è così chiaro che lo trasferisci in maniera quasi, direi, semplice. Qualcosa che semplice non è, visto che ci ha messo milioni di anni per farlo. Però appunto, dunque, io ho scritto alcuni libri, no? 7-8 libri, 8 libri, più tutte le ricerche scientifiche, ma nelle ricerche scientifiche non parlo di quello. Però il primo libro che ho scritto, che è Il cancro della ricerca del senso perduto, no? In cui racconto come a Trieste mi era venuta questa intuizione, eccetera. Io appunto, diciamo così, quando avevo letto tutte queste monografie che mi aveva mandato il professor Tomatis, e avevo capito che le cellule tumorali in qualche modo potevano essere riprogrammate, perché appunto, diciamo, il problema era il trasferimento dell'informazione dal microambiente al DNA. Ecco, però non sapevo come questo potesse avvenire, no? Allora io ho passato 3-4 giorni, poi lo racconto in quel libro, e un po' l'ha recuperato anche Thomas Torelli, che è un regista che ha fatto quel film, che secondo me l'ha fatto bene, l'informazione origina la vita. Che origina la vita. E dunque, alla fine ho passato 4-5 giorni a Trieste in cui ero proprio come sopra pensiero, non rispondevo più alle domande degli altri, e stavo pensando quali potessero essere i meccanismi d'azione per cui una cellula tumorale diventava normale, e non riuscivo a trovare la spiegazione. Allora, stanco di questa cosa, una sera sono andato sul mare, sul Mola Audace di Trieste, e guardando il sole, davvero immediatamente ho capito come avveniva tutto quanto. E questa cosa mi ha sorpreso, come veramente ho pensato che qualcuno me l'avesse suggerita, cioè che non fosse Proprio così, prof. Proprio così, perché la chiarezza sembra proprio così, perché in 40 anni di ricerche abbiamo avuto anche modo di parlare insieme di questo, insomma, ma l'hai manifestato in tutte le tue divulgazioni. La chiarezza e la certezza, anche tale da aver scommesso sulla tua carriera e di lasciare tutto per seguire e poi donare, insomma, queste terapie, queste ricerche, che comunque vanno a integrare, come hai detto tu benissimo, cioè non vanno a frapporsi, a creare un ostacolo, ma vanno ad esaltare quello, certo, che fino ad oggi la medicina, certo, l'ha fatto. Quindi direi che questo è qualcosa di importante. Anzi, stavi parlando di libri e volevo cogliere solo l'occasione di ricordare l'ultimo che noi avevamo fatto, questo qui,
con Gonzales di Puerto Rico, con l'Università di Puerto Rico. Questo è stato l'ultimo lavoro probabilmente scritto, libro che hai fatto, però insomma anche questo ci ha richiesto un paio No, d'anni. volevo dirti che proprio oggi mi hanno chiesto una casa editrice molto importante inglese di Cambridge di fare un altro libro, poi te ne parlo. Se abbiamo Va tempo, lo bene, facciamo. volentieri, prof. Anzi, visto che stiamo sulle spoilerate, diciamo anche che abbiamo in pubblicazione un lavoro di ricerca che è un parto no, non di 9 mesi, ma di 2 anni, e che stiamo aspettando. Insomma, questo dato l'abbiamo correlato con il CryoPass laser e con le lesioni precancerose. Quindi abbiamo dimostrato, insomma, che i fattori funzionano anche veicolati attraverso questa tecnologia di Oh, laser assolutamente. raffreddata, no? Anzi, guarda, ti racconto questa cosa che è reale. Ma chi ha scoperto il laser, no? Molecolare, quindi il CryoPass laser, che se, la cui luce serve per trasferire le molecole dall'esterno al nostro corpo. Quindi la luce non è che distrugge le cellule, ma serve solo per trasferire l'informazione. E erano venuti da me perché appunto avevano un parente che aveva un tumore grave. Alla fine, quando, dopo aver parlato dei nostri fattori, come funzionano, eccetera, io ho capito che loro erano esperti di medicina e gli ho chiesto: ma cosa fate voi? E lui mi ha detto: produciamo il laser, ho inventato il laser molecolare. Allora ho detto: ma scusate, avevano questa parente che era grave, era in fase finale della malattia tumorale, metastasi dappertutto. Dico: ma scusate, cioè, se noi adesso diamo i nostri fattori per via generale ci mettiamo tanto tempo, se voi siete in grado di trasferirli, trasferiteli col CryoPass laser. Per farla breve, l'hanno fatto, e dopo 3 mesi un tumore metastatico che aveva invaso tutto il peritoneo, il fegato, eccetera, è guarito completamente. Sì, questo è un caso clinico. Anzi, io credo che dopo tutte queste, adesso entriamo nelle domande, ma sicuramente non riusciamo a leggerle Quindi tutte. volevo Per dire chiunque. a chi ci sente Dimmi. che c'è anche questo modo che noi utilizziamo per trasferire i nostri fattori con laser molecolare nei casi difficili. No? Assolutamente, 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 prof. Ripeto, adesso entriamo nel vivo delle domande e dobbiamo essere Sì. bravi e sintetici perché cerchiamo di rendere A che omaggio ora a quelli finisce che hanno questa detto. cosa? Allora, noi tecnicamente alle 8:30, prof, ma direi Va bene, abbiamo ancora che molto 15 tempo. minuti, 15 minuti di ufficio, se c'è bisogno ce li prendiamo. Volevo dire che la mail in sovraimpressione, chiaramente è segreteria @lavitatrese5.it, ma per domande anche scientifiche c'è un'altra diretta che è equipe via la clinica, @lavitatrese5.it, nella quale andiamo a lavorare tutte le richieste cliniche, al di là poi del problema, entro 24 ore noi comunque diamo una risposta. Cerchiamo di dare un servizio prima ancora della visita in maniera tale che ci sia chiarezza su queste scoperte, ma anche sulla modalità di applicarle e un parere ufficiale su come eventualmente guadagnare tempo in attesa di una visita. Quindi, dal momento in cui entrate in contatto con noi, cerchiamo sempre di ottimizzare quel tempo. Quindi, segreteria @lavitatrese5.it o ancora più veloci, equipe @lavaclinica @lavitatrese5.it. Entriamo diretti nelle domande, prof. Vorrei condividere con te, andiamo veloci. Io ti pongo proprio le domande così come sono, alcune chiaramente anche genuine, spontanee, però Certo. ecco, tu poi risponderai Sì. come meglio ritiene opportuno. La signora Rosa, buongiorno, la leucemia mieloide, CR Program, può aiutare e come funziona? Grazie. Sì, allora noi abbiamo trattato alcuni casi di leucemia mieloide, sia acuta che cronica. E abbiamo anche in quella acuta, che è una malattia che sfugge molto spesso al controllo, abbiamo avuto dei risultati importanti. I risultati sono sempre legati al fatto che noi, correggendo l'espressione genica, riusciamo a bloccare i geni della moltiplicazione e quindi di impedire che ci sia una moltiplicazione troppo veloce, rallentiamo molto il tumore. E poi andando a fare le biopsie appunto a livello del midollo osseo per vedere come le cellule si erano trasformate, la maggior parte delle cellule non più tumorali, ma erano normali, cellule normali. Quindi su quello noi abbiamo avuto dei risultati abbastanza importanti, cosa che pensavo non potesse accadere, perché sono malattie che evolvono a volte in modo abbastanza rapido e quindi pensavo che non avessimo il tempo per riuscire a fare tutto questo lavoro di riprogrammazione. In realtà non è stato così. E questi casi hanno risposto abbastanza bene.
e quindi diciamo che abbiamo questi risultati. Perfetto, andiamo veloci all'altra domanda che è della signora Rosa. Io uso i vostri prodotti, cioè diciamo i fattori di differenziazione da agosto 2023 e anche con un regime alimentare, ma lei ha un lichen sclerosus e dice non ho visto dei risultati al momento. Quindi come mai diciamo non si sono visti questi risultati e in realtà tecnicamente essendo lichen sclerosus definita una patologia infiammatoria su base autoimmune, quale potrebbe essere il protocollo? Il problema appunto che noi in questo caso non agiamo in modo specifico, no? Perché noi agiamo in modo specifico sul DNA. E queste malattie invece sono causate appunto da un'infiammazione cronica che porta a queste. Allora, lì noi adesso abbiamo fatto questo nuovo prodotto che perché abbiamo visto, insomma, cioè, non è così facile poi riprogrammare tutti i tumori, no? E Certo. quindi ultimamente l'ho voluto proprio io perché in certi tipi di tumori, anche se noi facciamo tutte queste terapie, eccetera, poi però non è che si riesce sempre a avere dei risultati brillanti. Certe volte il tumore progredisce. Allora ho avuto da parte di molti pazienti, soprattutto di sesso femminile, devo dire, cioè queste, che mi diceva: "Ma scusi, dottore, adesso non c'è più niente da fare, no? Non avete più nessun'altra terapia." Allora, rispetto agli altri prodotti che noi utilizzavamo, si possono dire i nomi qui o no? No. Le No. fasi differenziative, magari, No, diciamo, le fasi per differenziative sono più o meno uguali per i vari tipi di. Però in questo ultimo prodotto noi abbiamo messo una concentrazione di queste proteine del differenziamento cellulare 3 volte superiore a tutte le altre che finora avevamo utilizzato. Perché? Perché abbiamo visto che nel caso di tumori, la riprogrammazione dei tumori è direttamente proporzionale alla concentrazione di queste proteine. Maggiore la concentrazione, migliore la risposta. Cosa che è completamente diversa, vabbè, qui noi non parliamo della rigenerazione tessutale, vero Stefano? O anche di quella. No, ci sarà qualche domanda sulla rigenerazione sicuramente, Ecco, sulla perché poi neurodegenerazione. queste Sì. proteine, allora facciamo una piccola parentesi. Queste proteine, a seconda del momento in cui noi le preleviamo, hanno la funzione o di riprogrammare le cellule tumorali, quando noi prendiamo queste proteine nella fase intermedia e finale del differenziamento cellulare e le prendiamo in quantità elevata. Invece, quando noi vogliamo rigenerare un tessuto senza necessità di trapianto di cellule staminali, abbiamo dimostrato che nell'Alzheimer questo l'abbiamo fatto sia in vitro che in clinica. Abbiamo dei risultati molto importanti, ma in questo caso non sono dose dipendenti, assolutamente no. Lì basta dargli l'informazione e poi le cose vanno, no? E l'informazione non è quella delle fasi intermedie e finali, ma è quella, se vogliamo rigenerare un tessuto senza necessità di trapianto di cellule staminali, di dargli e copiare esattamente tutto il programma che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Cioè dobbiamo dargli Assolutamente. il codice epigenetico dall'inizio alla fine. Se invece noi vogliamo ringiovanire un tessuto e aumentare la durata della vita, come ha fatto Yamanaka, voi sapete, ha preso il Nobel nel 2012, perché lui aveva fatto una manipolazione genica trasferendo delle cellule, appunto, staminali, dei regolatori delle cellule staminali, e aveva trasferito questi regolatori. E aveva fatto in modo che appunto queste cellule differenziate come quelle di un connettivo, no, fibroblasto, diventassero cellule staminali pluripotenti indotte. Ha fatto bene a chiamarle indotte perché quelle cellule dopo quella manipolazione non sono più cellule normali, sono cellule in cui i geni staminali continuano a essere accesi e quindi loro continuano a moltiplicarsi e quindi poi il rischio è che noi le dobbiamo riprogrammare perché se no va a finire che formano un tumore. Invece i nostri fattori epigenetici, quindi noi non facciamo manipolazioni epigenetiche, ma questi fattori epigenetici sono in grado appunto di accendere in modo specifico gli stessi geni che Yamanaka aveva acceso, ma in più fanno qualcosa di diverso,
Mentre i geni di Yamanaka erano stati in grado di aumentare solo la durata della vita, cioè portare, perché impediscono il taglio dei telomeri, così tu invece che morire a 80 anni muori a 120, va bene, però se arrivi come Matusalemme non va tanto bene, no? Ma i fattori che sono presenti nei nostri, appunto, quelli che noi preleviamo, andiamo a prelevare anche dei fattori che, oltre a fare questo, prolungare la durata della vita, attivano una serie di altri geni che Yamanaka non aveva saputo attivare, che sono TERT, BMI1, eccetera. Abbiamo fatto le pubblicazioni su tutti questi geni che andiamo a accendere, quali non solo aumentano la durata della vita, ma mantengono giovani le cellule, cosa che Yamanaka non aveva saputo fare. Quindi, rispetto a Yamanaka, i nostri fattori sono più facili da somministrare, non sono rischiosi, perché noi appunto non modifichiamo il DNA, ma lo regoliamo giorno per giorno. E poi sono in grado non solo di prolungare la durata della vita, ma anche di mantenere giovani le cellule. Quindi c'è un vantaggio enorme. Ma non siamo noi che facciamo quello. È la vita che contiene l'informazione che fa queste cose qua. Quindi il problema l'abbiamo spostato. Noi pensiamo di essere le persone più intelligenti del mondo. In realtà la vita è molto più intelligente di noi. L'informazione che origina la vita è di un'intelligenza incredibile. Assolutamente, bro. E noi abbiamo capito come funziona, ma è veramente sorprendente. Per questo si pensa che ci sia qualcuno di superiore che coordina tutto, insomma. Questa è la cosa. Come dicevi nel documentario, no? Nel suo ultimo convegno, Planck a Firenze, nella sua ultima conferenza, parlava di fatto che la materia non esiste. Tutto quello che esiste è semplicemente particelle che vibrano, e quindi tutto è informazione. Inseriscono l'informazione. Tutto quanto è informazione. A tal proposito vorrei mostrare un video su questo argomento, che è veramente toccante, di pochissimi secondi, forse un minutino, all'interno del quale veramente apre uno spunto alla riflessione. Va bene. L'audio non c'è? Bene. Molto bello, molto toccante, questo ci mostra un po' quello che stavi dicendo, l'informazione dietro ogni singola materia, dal macrocosmo al microcosmo e le leggi che lo regolano. E tu di fatto hai capito con grande, ecco, ricordo ancora quel giorno che mi hai detto con quella spontaneità, mi hai detto in realtà io solo ho osservato la vita che faceva il suo corso, del resto ho guardato e ho osservato. Quindi così, in questo c'è anche un monito un po' ontologico di la medicina tutta, di ripartire non più solo dall'approccio top-down, ma anche quello da bottom up, cioè da dentro a fuori, e quindi ritrovare quell'equilibrio che in milioni di anni ci ha permesso di arrivare sin qui. Direi di andare subito veloci all'altra domanda. Avete evidenze che la cartilagine si ricostruisce e che quindi il fenomeno artrosico viene contrastato con efficacia, prof? Prego. Allora, sì, questo l'abbiamo fatto sperimentalmente, ma nel paziente la cosa difficile è quello di far arrivare i nostri fattori alle cartilagini articolari. Perché? Perché il tessuto cartilagino è veramente poco vascolarizzato. E quindi se noi assumiamo questi fattori, per bocca per esempio, quindi passano direttamente in circolo, non arrivano in una concentrazione significativa a livello delle articolazioni. Ma perché? Per un motivo anatomico specifico, che la cartilagine non è vascolarizzata o poco vascolarizzata. Allora, in quel caso, che cosa facciamo? Usiamo il laser, appunto. Allora, è ben diverso quindi il trattamento per OS
dei nostri fattori e il trattamento dei nostri fattori con laser. In quel caso lì noi li spediamo direttamente all'interno dell'articolazione ed evitiamo che il paziente magari vada incontro a fare delle appunto punture interarticolari e cose del genere che sono piuttosto invasive, mentre con i nostri fattori che trasferiamo col CryoPass laser e vanno all'interno esattamente dell'articolazione, allora lì abbiamo dei risultati importantissimi. Cioè i dolori spariscono, l'articolazione migliore, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo fare questo, perché semplicemente per os è più difficile e i tempi sono molto più lunghi. Perfetto. Ma questo è un caso particolare per la cartilagine. Poi altri, sugli altri tessuti arriva sempre bene, voglio dire. Tutti gli altri tessuti del nostro corpo, i nostri fattori arrivano dappertutto, tranne lì. Assolutamente. Allora, è anatomico. C'è una paziente che ci chiede, non specificando ahimè il quadro clinico, ma ci chiede, sono un anno e mezzo che dovranno essere assunti, che sto assumendo i fattori di differenziazione. Quanto devo assumerli perché ci possa essere un risultato? Allora, qui prof, diciamo che parafraso un po' anche la domanda, perché è quella anche di alcuni pazienti, no? Una terapia di rigenerazione cellulare senza trapianto di cervello? No, in generale, voglio dire, la domanda è, facciamo il caso neurodegenerazione, quindi Alzheimer, Parkinson o tumore, per quanto tempo deve essere fatta con una patologia diagnosticata in atto? Allora, per quanto riguarda i tumori, abbiamo detto, sono malattie difficili. Ci sono alterazioni geniche, quindi genetiche, nel DNA, e noi correggiamo queste alterazioni con i nostri fattori. Siccome appunto il problema dei tumori è che siamo esposti ai cancerogeni ambientali, queste alterazioni del DNA sono sempre possibili in ogni momento, noi dobbiamo purtroppo andare avanti abbastanza lungo con queste terapie, fino a che appunto non è regredito completamente il tumore. E se non è regredito completamente, dobbiamo continuarli in modo un po' indeterminato. Ma il vantaggio qual è? Che noi con questi fattori non abbiamo mai avuto effetti indesiderati, collaterali. Perché? Perché sono gli stessi fattori del nostro corpo. Quindi uno mi può dire... Anzi, migliorano. Migliorano il performance, la qualità della vita. Abbiamo fatto appunto, sono stati fatti in doppio cieco appunto gli studi utilizzando i nostri fattori oppure no, e abbiamo visto che la risposta è estremamente significativa a favore dell'utilizzo dei nostri fattori. E quindi questa cosa qui ci incoraggia di dire, vabbè, io capisco che è difficile prenderle per tutta la vita, però se uno ha il diabete, per esempio, di primo grado, sì, di tipo 1, deve prendere l'insulina per la vita, e qui un po' è uguale. Qui se gli mancano i fattori di regolazione e noi gli facciamo una terapia supplettiva di supporto per fare quello che lui non sa più fare. E questo deve durare a lungo certe volte. Mi dispiace dire questo, ma insomma, non è che noi facciamo i miracoli. Quindi, la realtà non è completamente sotto controllo, dobbiamo continuare. No, sai che c'è, che poi anche il modo in cui viene posta la domanda, che è la domanda di molti pazienti: in quanto tempo posso vedere qualche risultato? Come se fosse un'equazione matematica. Qui vorrei aggiungere una cosa. Hai detto bene tu, ovviamente, cioè non è che si fanno i miracoli, ovviamente, ma gli animali ci hanno insegnato qualcosa di prezioso, perché loro rigenerano al 100%, noi no. E quindi quello che tu dicevi, giustamente, gli animali vivono, noi sopravviviamo, è un passaggio importantissimo, perché ci sono tutto quel pool di meccanismi infiammatori che interferiscono con i normali processi rigenerativi. E noi ci occupiamo, come sai bene, anche di questo, cercando di lavorare alla radice del metabolismo e dell'aspetto psicobiologico nelle visite, per poter gestire chiaramente un'ottimizzazione della performance che negli animali esiste di per sé. E noi invece, nella nostra complessità, richiede comunque un approccio che ad esempio nella visita viene veicolato. Quindi ci tenevo a specificare questo. No, infatti, e non c'è da tenere presente solo questo, ma appunto fatto vari libri, appunto il cancro del senso perduto, già questo era accennato. Ma poi ho scritto un altro libro che si chiama Epigenetica, in cui ho fatto un capitolo che ha come titolo L'amore, l'energia che muove l'universo. In questo capitolo ho descritto, ecco, per fortuna, diciamo, io ho fatto sia le ricerche in laboratorio, e queste sono state molto importanti, ho cercato di spiegare perché, ma
Poi mi piace anche fare il clinico e quindi ho visitato per molto tempo i pazienti. E questo è stato molto importante perché andando appunto a indagare il vissuto di questi pazienti mi ero accorto che certi tumori che sembravano facili da controllare poi andavano malissimo, altri che sembravano difficilissimi andavano bene. Allora mi sono chiesto, ma perché succede questo? Allora, scavando un po' in profondità, mi ero accorto che il vissuto soggettivo di questi pazienti in cui le risposte alle nostre terapie andavano male erano dovute al fatto che questi, inconsciamente ovviamente, non in modo cosciente, avevano scelto di uscire da una vita che per loro aveva perso il significato, il senso. Allora, questo loro non lo sanno. Però andando appunto a approfondire gli aspetti psicologici che l'avevano portato a questa determinazione, mi ero accorto di questo e allora ho sempre cercato con loro di analizzare molto bene tutti questi aspetti, perché se non si analizzano, questi pazienti non guariscono, perché loro non sanno che hanno scelto questa strada. Ma una volta fatta la scelta, poi tornare indietro è molto difficile, ci vuole un lavoro molto più grande rispetto a dare semplicemente la pillolina e sperare che guarisca. Quindi voglio dire che il tumore sono malattie veramente complesse e il vissuto soggettivo delle persone è determinante a volte nella risposta alla nostra terapia e anche all'esito della malattia. Perché appunto noi abbiamo visto certi casi che i tumori sembravano gravissimi e pensavo che non sarebbero mai guariti e sono guariti. Altri che sembravano facili non sono guariti. Sì, è vero, vero, questa è una... E quindi voglio dire che quello che dicevi tu appunto, che negli uomini purtroppo, cioè, anzi, bene che sia così, il vissuto personale, la soggettività, eccetera, conta tantissimo, e gli animali invece loro vivono soprattutto appunto cercando di essere in equilibrio con l'ambiente, ma non c'è questa soggettività così importante come nell'uomo, no? E questo è determinante. È determinante. L'esito della malattia. Sono domande che poi ci danno l'opportunità anche di spaziare e di approfondire anche alcuni dettagli che sono sempre poi all'ordine del giorno per un paziente che ha bisogno di chiarezza. Ecco. No, infatti, quindi io raccomando anche ai medici di avere a volte molte pazienze con questi malati, perché non ci si può limitare. Io, per carità, non voglio criticare nessuno, però ho avuto tante elementari di pazienti che vanno all'oncologi e sono estremamente specialisti, raccolgono mentre loro parlano tutta la storia, fanno una valutazione molto tecnica del sito, e però poi questi qui arrivano e dicono, ma guardi che non mi ha guardato neanche in faccia, cioè voglio dire, per dire, no? Sì, e sì. L'alleanza terapeutica, no? Cioè questo tipo di nostro indirizzo della medicina, estremamente tecnologico, estremamente basato sui trattamenti specifici, sui protocolli e così via, ci fa perdere di vista quello che è l'aspetto umano della persona. E facendo così perdiamo... È un problema. Mi ha dato un assist, prof, perché questo ci tengo a dirlo, visto che rappresento tutta l'equipe. Voglio dire che noi nelle visite investiamo almeno 60 minuti, 90, ma non abbiamo un orologio. Ma le nostre visite non durano meno di 60 minuti, proprio perché questo è un aspetto fondamentale. Perché entrare nella vita del paziente, stabilire quell'alleanza terapeutica e sapersi far anche contattare nell'orario extra visita per offrire un aiuto, quella è un'alleanza che ha un valore terapeutico che qualcuno si è spinto anche a misurare in termini percentuali. Anche la Cassazione l'ha definito in una sentenza di 4 anni fa tempo di cura, quello che il paziente vive con il terapeuta, e può incidere dal 10 al 15%, in alcuni casi anche di più. Quindi questo è un monito anche a tutta la comunità scientifica, soprattutto quella clinica, di recuperare un'arte della relazione umana, perché non c'è il camice e il paziente, ci sono due uomini che si scambiano informazioni. Bisogna stare nel qui e nell'ora, bisogna essere prima che dire di essere. Questo. Secondo, appunto, i protocolli saranno anche importanti, ma poi bisogna adeguarli alle esigenze di quel paziente specifico. Certo. Prescrivere un protocollo per tutti, uguale per tutti.
non è così, insomma. Assolutamente sì, prof. Allora andiamo veloci, che abbiamo tre domande un po', diciamo, che spaziano su tutto. La prima è: vorrei sapere se avete effettuato studi sugli occhi. Questo è la signora Maria Grazia. Se avete effettuato studi sugli occhi e quali problematiche riuscite a trattare con successo? Cataratta, occhio secco, glaucoma, presbiopia, miopia e ipermetropia. Prego, prof. Allora, questi sono tutti difetti dovuti alla deformazione dell'occhio, che nella miopia è un po' più, diciamo, lungo, ha un diametro. Quindi su questi incidiamo poco. In realtà invece incidiamo moltissimo su alcune patologie specifiche, che sono la maculopatia esudativa e la maculopatia degenerativa, cioè le alterazioni dell'occhio, che vanno incontro appunto a delle offuscamenti nel caso della malattia, maculopatia esudativa, c'è una formazione di nuovi vasi all'interno dell'occhio che producono un plasma, appunto, trasudano un plasma che origina una membrana che deforma la visione e i contorni. E quindi si va incontro alla cecità a volte. E questa è una patologia che noi curiamo, direi, quasi al 100%. E non è poco, perché nel caso tradizionale bisogna fare delle iniezioni di fattori che bloccano la neoangiogenesi, e non è una roba così semplice. Mentre noi, somministrando i nostri fattori, che in questo caso quelli che usiamo sono gli stessi che usiamo per i trattamenti dei tumori, vanno benissimo. Questi, diciamo, guariscono quasi tutti. E io avevo fatto, adesso stiamo facendo con gli oculisti, ripetendo questo, perché avevo raccolto un mucchio di casi, no? E poi non li ho pubblicati perché non ho avuto tempo. Adesso rifacciamo questa ricerca, e diciamo che questa ricerca è avvenuta anche un po' per caso, no? Come spesso succede. Sì, C'era come l'ipoacusia un neurosensoriale ragazzo diventa, perché. che aveva un epatocarcinoma, un tumore primitivo del fegato in fase avanzata, e noi avevamo già fatto tutta una pubblicazione col professor Livraghi sull'epatocarcinoma, e abbiamo dimostrato che su 179 casi c'era un 20% di regressione, l'altro 20% di non progressione, e in tutti questi pazienti dopo 5 anni la sopravvivenza era pari al 70% contro i controlli, che era solo il 10%. Allora questa mamma, per dimostrare alla figlia che poteva assumere questi nostri prodotti perché non avevano effetti collaterali, se li presi lei, no, poverina? Però questa aveva una maculopatia esudativa e non ci vedeva quasi più, aveva proprio la visione offuscata. E dopo 2 o 3 mesi di terapia ha acquistato Sì, un po'. Sì, beh, molto spesso le cose. questo lo ricordo. E allora noi Lo abbiamo ricordo, sì. cambiato. Invece, per la maculopatia degenerativa il discorso è diverso. Mentre quella sudativa, noi facciamo lo stesso trattamento che facciamo nei tumori, in quella rigenerativa facciamo lo stesso trattamento che facciamo per la rigenerazione dei tessuti. Quindi sono due prospettive completamente diverse. Nella maculopatia degenerativa facciamo lo stesso trattamento che con te e anche con appunto Pisano Stiamo, sì, che stai avevamo facendo fatto sulle sordità neurosensoriali, no? Che per definizione, sull'ipoacusia, sì. sì, l'ipoacusia neurosensoriale, che per definizione è irreversibile. Ebbene, nella maggior parte dei casi noi abbiamo dimostrato che è reversibile. E se ti ricordi, quella volta l'abbiamo mandato a questa Eh sì, rivista mi e ricordo, ce ti l'hanno scrissi pubblicata io, mi ricordo. 3 giorni senza neanche mandarla ai referi, che non è mai è l'unico lavoro che mi hanno accettato subito, ci hanno accettato subito, senza Sì, neanche mandare ai referi, perché ricordo, ricordo. nessuno al mondo è mai riuscito a appunto restituire l'udito ai sordi che hanno perso l'udito per eventi di degenerazione del nervo acustico e dell'organo del corpo. Assolutamente. Ok. Straordinario. Guarda, colgo l'occasione, prof, per dire che comunque adesso andiamo ancora più spediti sulle risposte. Chi non troverà risposta potrà
seguire, a Quanto scrivere una abbiamo ancora, mail. Stefano? Quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora 25 minuti perché prenderemo altri 10 minuti extra, visto che ci sei tu, prof, ed è una giornata molto particolare. So quanti pazienti l'aspettano e quindi vorrei cercare di rompere un po' le righe e dire comunque che qualora non riuscissimo, su Equipe Biava Clinica, chiocciolavita35.it, trovate la risposta dell'Equipe Biava Vita 35, sui contatti in sovrimpressione anche un altro modo per poi girarle sempre all'Equipe. Comunque entro 24 ore lavorative si dà sempre una risposta che sia chiaramente congruente con il caso clinico e per tutto quello che poi sono anche le spiegazioni che sta dando il professore, vedendo proprio la trasversalità di certe scoperte, non bisogna mai dimenticare alcuni capisaldi, che come giustamente riferiva il prof, noi siamo esseri umani e a differenza degli animali abbiamo una percentuale di rigenerazione inferiore, ma comunque alta, abbiamo necessità di rispettare un criterio fisiologico che è fatto di corpo e mente, e in questo concetto la visita e il rapporto che si instaura con se stessi e con il proprio terapeuta è una parte determinante, e dall'altra chiaramente che troverete sicuramente un'equipe, un gruppo di dottori, di clinici che vi affiancherà e cercherà chiaramente di creare un'alleanza terapeutica che è parte della terapia stessa, che è anche un po' il concetto che abbiamo affrontato prima. Direi, prof, una domanda un po' scomoda, questa è un po' una buccia di banana, però insomma tu Vabbè, hai raccontato delle storie importanti su come hai saputo difenderti a suon di scienza. E, salve, vorrei chiedere se la terapia ha effetti anche senza la chemioterapia. A mio padre, malato di cancro, il signor Dario, allo stomaco, carcinoma gastrico neuroendocrino, G3T4N+, hanno sospeso la chemioterapia e hanno attivato le cure palliative. sì, allora come dicevamo, questi nostri trattamenti possono essere associati sia alla chemioterapia, sia agli anticorpi monoclonali, con potenziamento sia dei chemioterapici che degli anticorpi monoclonali, ma possono anche essere utilizzati da solo. In questo caso, siccome appunto, da quanto ho capito, non fanno più le altre terapie, giusto? Per il Nella momento clinica, no, nella no. no, allora i nostri fattori vanno somministrati a questo punto, perché nel tumore dello stomaco noi abbiamo dei risultati importanti anche lì. E quindi il trattamento in questo caso è più o meno è questo. Bisogna somministrare il Cell Integrity Defend, l'ultimo prodotto che abbiamo fatto e che, come vi ho detto, l'ho voluto Le proprio fasi fare differenziative, per delle fasi intenderci così. differenziative. L'ho voluto fare perché abbiamo messo una concentrazione molto più alta dei fattori e quindi più efficace di quelli che abbiamo prodotto. Abbiamo messo dentro anche la lattoferrina perché con i virus attuali il COVID continua a ripresentarsi e quindi se per caso uno poi si ammala anche di quello, le difese immunitarie crollano e la malattia progredisce. Quindi noi abbiamo fatto questo prodotto in cui abbiamo messo anche la lattoferrina che impedisce appunto che il virus del COVID entri nelle cellule perché blocca il recettore A2A e quindi diciamo così, questo è molto molto efficace. Si somministrano 30 gocce da tenere in bocca sotto la lingua per 1 minuto e poi si deglutisce e questo 3 volte al giorno si fa. Poi c'è anche il Syncro Level che è un prodotto in spray. Anche questo si somministrano 7 spray 3 volte al giorno, intervallati a 2 ore dall'altro. E da ultimo c'è anche il Cell Reprogram, perché certi tumori come questi di cui stiamo parlando, che sono aggressivi, c'è il Reprogram in cui noi abbiamo messo dentro i nostri fattori, ma anche altre sostanze che hanno dimostrato una evidente attività antitumorale, che sono il mioinositol, il resveratrolo, la vitamina A, la vitamina E, D, eccetera. Quindi il Reprogram è un mix di tutti questi fattori, in modo da potenziare al massimo la risposta. Il Cell Integrity Defend aumenta le difese immunitarie e nello stesso tempo controlla in modo molto efficace la crescita tumorale e poi c'è il Syncro Level che viene aggiunto a questi. Perfetto, Sì, perfetto. Allora in questi direi. casi bisogna usare purtroppo tutte le armi che abbiamo a disposizione. Non possiamo non farlo, Assolutamente, perché se non rimane più assolutamente. niente,
gli oncologi smettono la chemioterapia, eccetera, rimangono solo quelle e dobbiamo utilizzarle nel modo migliore possibile. E io questo ultimo prodotto, che è il Cell Integrity Defend, l'ho proprio voluto per questo motivo. Adesso mi sembra, no, Stefano, che noi a Taranto stiamo facendo questo studio, no, sull'efficacia di questo prodotto, no? Giusto? Ci spendo due parole quando hai terminato, prof. Sì, perché via oggi mi hanno scritto ancora, si stanno dando da fare, poverini questi qua, che sono commoventi, insomma. Sì, no? Allora, questo è un progetto di ricerca che abbiamo impostato ormai da luglio dell'anno scorso e che ha iniziato a vedere la luce da un punto di vista pratico, e abbiamo deciso di spostarci dalla Lombardia, dal Lazio, insomma dalle aree dei grandi poli universitari a Taranto, in coincidenza anche di un momento molto particolare per la città, per tante vicissitudini sociali e politiche, ma sicuramente per l'alto impatto dagli ultimi dati ASL su alcune forme oncologiche, su alcune, diciamo, problematiche che la popolazione sta affrontando ormai da decenni. E quindi abbiamo deciso di dirigerci lì. Sto coordinando, ecco, prof, come tu sai, tutta la comunicazione lì e soprattutto tutto il progetto di ricerca che sta trovando spazio in molti clinici. Abbiamo un gruppo di medici che ormai abbiamo formato attivo qui per il centro sud, comunque perlomeno per interfacciarsi su queste scoperte, ma questo studio chiaramente è il primo che verrebbe portato in terra pugliese, e chiaramente in una terra che si vede da subito il bisogno che ha, la volontà e quanto si è spesa per la causa di questo progetto si sta spendendo, e chiaramente anche per la tua posizione, diciamo, di scienziato a livello mondiale, stanno sicuramente investendo molto. Sappiamo che non dipende dalle persone comuni, non dipende dai medici, ma dipende dai cattedratici e dai premi Nobel che sposano la causa, però fa sempre piacere, no? Sentire questo. Ma questo molto più che vincere il premio Nobel, cioè il fatto che tutta una città vada lì a firmare la candidatura mia al Nobel, e questo qui per me è la vincita reale del Nobel, perché il resto lo sappiamo come avviene, no? Cioè, lì ci sono quelli che controllano non entriamo nel dettaglio, che se no poi... No, non entriamo, però, però certamente è una cosa che sono veramente molto sorpreso, e devo ringraziare gli abitanti. D'altra parte loro lì hanno sofferto molto, perché l'inquinamento... E stanno soffrendo molto, infatti loro desiderio... vivono sulla loro pelle le conseguenze, appunto, dell'inquinamento, e avere la speranza che questi fattori, che non sono tossici, che sono facili da somministrare... La speranza, hai detto bene. Sì. Beh, del resto poi... tu lo sai, insomma, siamo confrontati spesso e sai quanto in realtà spostare lì un progetto di ricerca sia faticoso da un punto di vista logistico, organizzativo, ma sono stato in primis, ho cercato di spendermi, ti ripeto, a luglio 2023 insieme a te, prof, su questa causa, perché veramente quello che sta accadendo lì è qualcosa di importante, ecco, che va sicuramente attenzionato. Andiamo... oltre all'altra domanda, che c'è un paziente, cioè una persona che scrive, Adriano, dice: se è un caso di omonimia o lei è lo stesso Biava che studiava l'azione delle cellule staminali nel decorso dei tumori sulle femmine di dopo in gravidanza e relativi feti in grembo? Non credo sia l'omonimia, prof, però dimmi tu, questa è giusto per alleggerire un po', diciamo. Ma si riferisce forse, appunto, alla prima ricerca che avevo fatto sui topini singenici, come ho detto, no? Il C57BL6, in cui appunto noi andavamo a studiare i fattori che erano presenti nell'embrione in quel momento delle topine gravide. E poi, come ho detto, sì, sono io comunque quello lì. E poi, sei tu? No, perché lui poi prosegue con una domanda. Dice, la domanda che volevo porle è questa: il professor Carlo Ventura dell'Università di Bologna, che tra l'altro è un tuo collega e amico, ha pubblicato studi in cui le conclusioni sono che nei vari organi è presente una quantità residuale di cellule staminali che sono in una forma silente. Per poterle riattivare e poter permettere al corpo di poterle usare per rigenerare i tessuti e organi danneggiati è necessaria una attivazione mitocondriale molto forte, che a sua volta attiva la respirazione cellulare. Ma per far sì che avvenga, questa è una domanda un po' lunga, ma vale la pena leggerla, perché è veramente profonda.
È necessario molto ossigeno, è un veicolo che aiuti a raggiungere le cellule in modo sistemico. In modo sistemico, vediamo un attimo qui. Attualmente sto utilizzando il diossido di cloro e il dimetilsulfonilmetano per le proprietà uniche di ossigenazione, alcalinizzazione, ossigenazione mirata e disintossicazione che mi hanno permesso di curarmi da disturbi fisici. E da questo punto di vista, volevo prima di lasciarti poi la palla e quindi No, aspetta, ma che domanda fa no, questo? lui praticamente in questo fa tutta una serie di dissertazioni su quello Considerazioni. che poi Ah, benissimo, considerazioni per benissimo. poi insomma integrare quello che è l'aspetto dei Sì, fattori di ho capito. No, differenziazione volevo dire dicendo allora che a questo agiscono a livello mitocondriale i fattori. collega che ha fatto la domanda, che io ho fatto tantissimi lavori col professor Ventura, no? Tutti quelli sulla rigenerazione dei tessuti senza trapianto di cellule staminali e l'anti-aging. L'ho fatti proprio con Ventura, perché Sì, mi ricordo. quindi tutte diciamo, quelle pubblicazioni lì le conosco perfettamente, perché molte le abbiamo fatte insieme. E appunto abbiamo studiato tutto il meccanismo dei mitocondri, tutta sta roba sì, la conosco molto bene, anche perché l'ho fatta esattamente insieme al professor Ventura. E tutti questi lavori sono pubblicati e sono presenti anche su PubMed, perché quelli ci hanno pubblicate riviste molto importanti. Prego. Sì, assolutamente. No, prof, volevo aggiungere una cosa che poi i fattori agiscono esclusivamente anche, cioè, esclusivamente sui fattori di differenziazione, chiedo scusa, sulle proteine mitocondriali che vanno a regolare sostanzialmente proprio il meccanismo di sopravvivenza cellulare, perché c'è un perché, quindi è una bella domanda dove volevo permettermi un minuto, prof, se me lo concedi, su questo aspetto che il mitocondrio poi in realtà, quando ci sono proporzioni di ossigeno sufficienti, lavora in un certo modo. Quindi da una molecola di glucosio estrae 32 molecole di energia, di ATP. Intanto scorre qualche domanda alla quale abbiamo anche risposto, eh. E quando invece l'ossigeno si riduce, tecnicamente mette in atto un piano che è molto più efficiente, ma utilizza solo gli zuccheri. E quindi è il cosiddetto effetto Warburg, che quindi è proprio nel mitocondrio, in base alle percentuali di ossigeno, che si regola la staminalità o la non staminalità. Ma il dato interessante è che le percentuali di ossigeno prevalentemente sono decise, tra virgolette, dal sistema immunitario innato, perché quando si attiva, attiva una serie di risposte che vanno a creare una ipercoagulazione del microcircolo, quindi una riduzione del passaggio di ossigeno, che prevalentemente è per diffusione passiva nelle cellule. Comunque arriva meno ossigeno e di conseguenza queste cellule vanno in lockdown. E questo lockdown alla fine si traduce in quella che chiamiamo malattia, lo spiega anche molto bene il professor Burgio, no? Questo nelle sue lezioni. E quindi tu hai capito esattamente l'opposto, la dimensione simmetrica, che cambiando l'ambiente si cambia Certo. questa risposta, ma è il mitocondrio che ne determina l'effetto finale e i fattori agiscono sulla proteina P53 che riesce a regolare i meccanismi mitocondriali attraverso il passaggio di calcio che nelle sue proporzioni riesce a regolare o la produzione di energia o la morte cellulare programmata. In un certo qual modo, quando sfugge questo meccanismo, si iniziano a creare quelle risposte metaboliche che chiamiamo tumore o patologie complesse. Andiamo a un'altra domanda. Chiedo se ci sia una terapia, le leggo così come vengono perché è anche bello, no? Poi magari tu, prof, scegli come rispondere. Operata tumore al seno 2 anni fa, la signora Lidia, che già ha fatto chemio e radio più immunoterapia. Chiedo se ci sia un'alternativa alla privazione estrogenica al momento sospesa. Poi ci dice, posso fornire dati più precisi se necessario, eventualmente poi ci contatterà per email, ma sicuramente ci sta ascoltando e quindi tu puoi lasciare un feedback. Beh, in questo caso noi abbiamo questo tipo di trattamento standard, diciamo, che sono appunto questi tre prodotti: c'è Integrity Defend 30 gocce da tenere in bocca un minuto sotto la lingua e poi deglutire 3 volte al giorno, 8, 14, 17. Poi c'è Reprogram, una compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno, quindi 10, 15 e 20. E poi Synchro Levels, 7 spray 3 volte al giorno, perché in questi casi bisogna appunto fare una terapia completa, visto la situazione, e quindi Arrivano i commenti, prof, anche su di te, professor Bia. come dici? No, arrivano i commenti, stanno scorrendo in sovrimpressione. Professor Bia va il top.
scritto. Ringrazio chi dice queste cose. No, e quindi diciamo così che appunto bisogna fare tutti quanti queste cose, questi fattori, capito? Questi prodotti, insomma, perché in questo caso, se no, non c'è niente, bisogna fare questo. Capisco che, però per fortuna, diciamo, forse c'è un po' il costo, ma non sono tanto costosi i nostri prodotti come altri, perché certe terapie biologiche costano molto di più e l'unico inconveniente è quello lì. Ma dal punto di vista degli effetti avversi, nulli. Non hanno nessun, diciamo, effetto collaterale. E dal punto di vista degli effetti positivi, invece, sono molto positivi. Quindi io capisco che, però, produrre tutti questi nuovi integratori costa molto perché capite che noi dobbiamo avere una struttura completa con vasche dove alleviamo questi zebra fish, con dei biologi che sono preparati in modo specifico a prendere, e non sbagliano più ormai, perché io prima di mandarli alla produzione li testo tutti. E quindi vedo che gli effetti sono sempre uguali. A questo punto abbiamo una garanzia che stanno lavorando benissimo questi biologi, e però abbiamo una struttura che costa, insomma, non c'è mica, no? E poi dobbiamo Sì, fare tutto finito che anche si aggiungono altri costi. Quindi abbiamo cercato ci di stiamo. No, nel senso assolutamente, prof, ma stai dicendo delle cose molto importanti. Tra l'altro, voglio sempre cogliere l'occasione perché, sai, poi non riusciamo a rispondere a tutti, ma stiamo avvicinandoci alla conclusione, ci siamo presi qualche minuto in più proprio perché ci sei tu, prof. Ma chiunque avesse dei dubbi, l'abbiamo detto diverse volte, ma ci tengo ancora a ridirlo per chi si è collegato solo adesso. Chi non ha trovato risposta o chi ha ulteriori dubbi, di scrivere a Equipe Biava Clinica, chiocciolavita365.it, entro 24 ore lavorative noi diamo una risposta sul caso clinico, laddove possibile ottimizziamo i tempi perché questi fattori permettono di poter essere anche suggeriti davanti a una cartella clinica o comunque a una spiegazione dettagliata clinica del paziente in attesa di una visita, ma soprattutto poi cerchiamo di dare una risposta che aiuti il paziente a inquadrare il percorso che deve fare, che è la cosa più importante, sentirsi accompagnati. Dall'altro vorrei un minutino investire, l'abbiamo citato, insomma l'abbiamo un po' messo come fil rouge di questa riunione, la tua candidatura eventuale al premio Nobel, che è una cosa Sì, va bene. che oramai bolle in Diciamo pentola e l'abbiamo che detto. Ci tengo a dire una cosa, prof, così chiunque poi fosse interessato a sostenere la tua candidatura, come abbiamo fatto con Taranto, come abbiamo fatto con tutte le realtà nazionali che si stanno spendendo per la tua causa umana e professionale, a segreteria@chiocciolavita365.it riceveranno tutti i moduli, tutte le informazioni che poi servono per poter sostenere, che ricordiamo è il Nobel 2025 per la medicina. Suona strano, suona grande, ma io credo che in pectore tu abbia dimostrato di valere tutti gli altri Nobel perché stai cambiando il paradigma della medicina. È chiaro che servono tanti altri fattori che possono creare le condizioni, ma per chiunque voglia unirsi a questo sogno, può farlo, ecco, scrivendo a segreteria@chiocciolavita365.it riceverà tutte le informazioni per la candidatura che poi verrà presentata, lo diciamo, insomma, entro settembre-ottobre di quest'anno. No, diciamo Sì, che sì. appunto è un sogno che non si verificherà mai, ma non fa niente. Io non ci tengo a vincere il Nobel, ma il Nobel vero è questa partecipazione che stanno Sì. dimostrando i cittadini, non solo di Taranto e della Puglia, ma anche di altre città, che stanno raccogliendo tutte le adesioni. Ecco, l'unica cosa che appunto è avvenuta in questi giorni è che i cittadini di Taranto e di Bari, cioè, che avevano proprio la voglia di mandare subito l'informazione online, hanno mandato informazione della mia candidatura firmando le lettere che non hanno allegato. Quindi io mi sono trovato un po' in difficoltà in questo senso, che molti mi hanno scritto: ma qual è la lettera? Quindi adesso tu, per favore, Stefano, hai la lettera di Laszlo, perché sono due le proposte, no? C'è la lettera di Laszlo che lui ha già spedito alla Commissione del Nobel, e c'è la lettera dei medici di Milano, no? Questi che si sono coalizzati,
E tutti e due sono importanti perché Laszlo, lui sottolinea di più l'aspetto umano, dicendo che sono un benefattore dell'umanità. È un vice, cioè, prof, vorrei dirlo a tutti, Ervin Laszlo è un vice premio Nobel, è un candidato al premio Nobel negli anni passati, che si sta spendendo, due volte che si sta spendendo per la causa del professore, voglio dire, non è, con tutto il rispetto dal punto di vista della presentazione di questo progetto, l'ultimo, ecco. No, infatti, lo ringrazio moltissimo perché poi lui, appunto, è un filosofo, è il filosofo della scienza più importante vivente oggi nel mondo. Ha scritto quanti libri? Dimmi un numero di libri che ha scritto Laszlo. So, 10, 12, non lo so. 98. 98. Ha scritto 98. Cioè, nemmeno a leggere, 6 mesi facevo un libro. Ha una capacità di sintesi e di scrittura incredibile. Sì, sì, è straordinario. Sì, sì, è straordinario. Lui interviene anche nel tuo documentario, no? È il primo che parla. Sì, 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 sì. Esatto. E ti dà lustro, dai, ti dà questo. Lui mi ha sempre detto, quindi lui sottolinea l'aspetto umano, diciamo, no? Io sono un benefattore dell'umanità. Invece i medici hanno scritto una cosa più tecnica, scientifica, dicendo che questi che abbiamo raccontato stasera non sono una scoperta specifica che riguarda un singolo problema, molecole specifiche che bloccano la crescita tumorale e così via, no, cambiano la visione della medicina e il paradigma scientifico, quello che dicevi tu. Perché qui non è solo un fatto che interviene specificamente nella riprogrammazione delle cellule tumorali, ma cambia tutto. Riprogrammiamo le cellule tumorali, generiamo i tessuti senza cellule staminali, impediamo l'invecchiamento. Tu pensi che Yamanaka ha preso il Nobel nel 2012 perché ha fatto questa manipolazione che poi però non si può utilizzare perché con il rischio che queste cellule continuino a duplicarsi, no? E noi invece otteniamo gli risultati migliori senza fare le manipolazioni. Insomma, il concetto importante è che, ecco, quello che ho fatto nella vita, cosa è stato? Scoprire l'epigenetica. Cioè, perché prima, appunto, negli anni 90, come dicevo, quando i miei amici di Pavia gli raccontavo che c'è l'epigenetica, che appunto questa è più importante del DNA, perché il DNA non sa fare nulla, e invece questi fattori che regolano l'espressione sono loro che decidono il destino delle cellule, mi guardavano proprio con compassione. Certo, ma tuttora, prof, siamo su quella linea, ovviamente un po' diversa, ma no, è stato un pioniere. Sì, e ancora adesso, perché appunto, come dici, non è sempre così per tutti, perché poi, sai, i medici sono molto tradizionali, no? Cioè devono seguire i protocolli. Poi adesso mi pare che uno dei progetti che il Ministero sta portando avanti è di affidare addirittura la formazione dei medici, l'aggiornamento alle ditte farmaceutiche. A quel punto si chiude ogni possibilità. Ma ci siamo noi, prof, ci siamo anche noi che stiamo cercando di dare un'integrazione, però, ostacolando, però... È proprio Davide, però tanti medici, prof. Queste siamo due scoperte, questo Davide paradigma sta risolvendo. Queste due scoperte e questo paradigma che stai lanciando e che la medicina e la ricerca sta ponendo sta iniziando a risuonare molto nella comunità medica. Sta iniziando a risuonare veramente, perché tanti medici ne parlano veramente come se fossero cose che loro già sentivano, ma che trovano risposta, trovano applicazione clinica. Sono 110.000 medici in Italia e noi abbiamo l'obbligo di arrivare a tutti loro per raccontare quello che sta accadendo nella scienza, ormai nel ventunesimo secolo, ecco. Io, prof, siamo arrivati praticamente alla conclusione. Vedo un paio di domande proprio veloci su come gestire l'artrosi. Se abbiamo parlato del cryopass laser, quindi la ripeto così com'è, sull'ipertensione arteriosa, chiaramente magari... I risultati altrimenti sono un po' scarsi, ecco. Sull'ipertensione arteriosa ci scrivete perché ci sono i fattori, sì. Ma là è necessario anche un approccio metabolico. L'ultima domanda, proprio perché la sto prendendo dai commenti in questo momento. Ricordo ancora a tutti, prima di fare l'ultima domanda al prof, equipe Biavaclinica, @vita365.it, a chi non siamo riusciti a rispondere, e chiaramente per la candidatura al Nobel, segreteria@vita365.it, per chiunque volesse sostenere e darci continuità, perché ci stiamo spendendo a livello nazionale con tutte le energie e stiamo cercando veramente di rincorrere questo sogno. Quindi ecco, questo è il canale da sfruttare per canalizzare
e poi spedire, ecco, questo sogno, cercare di farlo diventare realtà. Prof, ultima domanda: i fattori possono funzionare per la fibrosi polmonare? Quello è difficile, no? Perché la fibrosi, una volta che si è instaurata, è irreversibile, bisogna prevenire la fibrosi. Il problema è quello lì. Nel momento in cui c'è un'infiammazione cronica che può portare alla fibrosi, ecco, se interveniamo in quella fase riusciamo a prevenire la fibrosi. Ma quando la fibrosi si è ormai formata ed è determinata, è difficile, cioè quella lì non, cioè, è più difficile del tumore perché lì sono delle fibre. Combiniamo fasi differenziative rigenerative in questo caso? E sì, però c'è cioè, fasi rigenerative differenziative, ma quello che c'è rimane. Non è che noi possiamo Certo. tornare indietro, cioè possiamo non farlo peggiorare e non farlo progredire. Contenere, questo è anche importante dirlo perché molte volte l'azione dei fattori è quella di contenimento anche, che non è da Sì, perché sottovalutare. ci sono certe patologie come queste, dobbiamo dirlo chiaramente. Cioè, c'è la fibrosi, come cacchio facciamo? Ormai ci sono tutte le fibre che si sono formate, eccetera. O noi interveniamo un momento prima, o quando c'è questo, cerchiamo di non farla peggiorare, capito? Cioè, questo qui è il discorso. Benissimo, Non prof. abbiamo la Benissimo. bacchetta magica e non siamo il Lo padre rivediamo. eterno. Lo Siamo umani. rivediamo ancora. Assolutamente. Allora, prof, siamo andati oltre, non l'abbiamo mai fatto, ma con te saremmo veramente le ore. Io lo vedo, tanti pazienti starebbero le ore ad ascoltarti. Abbiamo avuto questa occasione e la riavremo durante quest'anno. Quindi continuate a seguirci, raccoglieremo le domande su tutti i canali social e riavremo il professore, insomma, che risponderà una sessione intera a tutte le domande. Io prima di lasciarti poi ai saluti, prof, che fai direttamente, vorrei ancora una volta ringraziarti a nome di tutti i medici dell'equipe, i dottori dell'equipe e tutti i pazienti che ti portano questi saluti. Chiunque ha bisogno si rivolga ai contatti in sovrimpressione e all'equipe Biava Clinica, chiocciolavita365.it, ma soprattutto vorrei farti, ecco, io un pensiero e un augurio, visto che è la prima volta che lo diciamo, sai. L'ho sempre creduto, l'ho sempre un po', tu mi hai anche riso dietro, no, sul discorso del Nobel, invece che quest'anno c'è qualcuno oltre più a me e a tutti noi che stiamo a fianco a te, che ne comincia a parlare, vorrei veramente lasciare e chiudere questa riunione con un grande augurio, che si possa concretizzare qualcosa di importante, anche la semplice candidatura, ma che si possa raccogliere il massimo del sentimento umano che ho visto ti ha riempito partendo da Taranto per altre città e che credo sia la vera vittoria. Quindi in questa rincorsa ti auguro di raccogliere il meglio di una vita fatta di sacrifici, di impegno, di dono completo. Ecco, tanti auguri, prof. Ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori e tanti saluti a tutti. Ok? Grazie mille. Buona Arrivederci serata a e tutti. A buona serata. presto. Arrivederci, arrivederci.